Ragazzi, buongiorno. Guardate dove sono stamattina. Nel mio posto preferito dove vengo a meditare. Pozzuoli, bellissimo. Allora, quando vengo qua, una cosa che mi piace proprio tanto, 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 tanto fare è sedermi su questi scogli. E meditare, iniziare a meditare. Buongiorno. Uno dei modi preferiti che io adoro per connettermi con la mia energia femminile, allora, l'energia femminile non è nella testa, non è nel pensiero, è nel corpo, è nel movimento. Infatti, una delle metafore per farti capire che cos'è l'energia femminile, per esempio, è l'oceano, no? Le onde dell'oceano. Oppure le tempeste, tutto ciò che è un movimento che si muove come il mare. Infatti io adoro, 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 adoro stare sempre, cioè stare sempre vicino al mare. E uno dei modi per riconnettersi con questo flusso che è dentro di noi è quello di vivere nel momento presente, cioè di stare, di godere il momento presente. E uno dei modi miei preferiti per farlo è quello di meditare. Infatti, per meditare non ti serve, diciamo, come dire, non ti serve chissà che cosa. Per meditare basta che ti metti seduta in qualche posto che ti piace, qualche posto silenzioso o anche non silenzioso, per esempio qua comunque ci stanno i rumori dei cani, delle onde del mare. Io faccio così, mi metto una musica nelle orecchie oppure una meditazione guidata, su YouTube ne trovi tanti, c'è anche la mia meditazione della femminilità. Ti metti là e praticamente la prima cosa che fai è metterti o con i palmi rivolti verso l'alto, in modo da ricevere l'energia dal cielo, oppure metti una mano sul cuore, così. E semplicemente, io metto una mano sul cuore e semplicemente inizi ad ascoltare il battito del cuore, perché quando ascolti il battito del cuore entri proprio nell'energia del momento presente, perché al passato noi ci diamo troppa importanza, siamo sempre proiettati nel passato, a pensare alle cose che sono successe, a colpevolizzarci. Oppure la cosa che facciamo e che faccio anch'io, il trappolone lo chiamo io, in cui cado, è quello di focalizzarmi nel futuro, quindi preoccuparmi per quello che sarà, preoccuparmi per il mio futuro. Però le gioie, cioè fino ad adesso, le cose più gioiose che io ho sperimentato sono avvenute quando mi sono calata proprio nel momento presente. Quindi ho iniziato, ecco, è semplice, non ti serve fare chissà che cosa. Devi semplicemente mettere la mano sul cuore, ascoltare i battiti del cuore, sentire che il cuore fa tutto, 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 tutto. E già là ti riconnetti, io per esempio mi riconnetto molto col momento in cui sono nata. Sento, è come se inizio a visualizzare il fatto di stare nel grembo della pancia. Non so, mi viene questa visualizzazione qua e magicamente tutto ciò, tutti i problemi che io avevo ingigantito diventano più piccoli, più piccoli, più piccoli. E dico, ma guarda che quello che conta è quello che tu stai vivendo adesso. Sì, il futuro ci sta, c'è stato il passato, però adesso te lo crei tu, cioè sei tu in questo momento che ti crei quello che vuoi vivere. Quindi dipende molto da quello che tu provi, no? Da come vuoi vivere gli altri momenti, da come vuoi vivere il tuo futuro, lo vuoi vivere nell'ansia, lo vuoi vivere nella preoccupazione, ma questo ti serve? Vivere nell'ansia e nella preoccupazione ti serve veramente? Io tante volte penso che non mi servono. E è una pratica, non è facile, all'inizio magari uno ci prova a stare calmo, a stare senza pensieri e non ci riesce. Però con la pratica, come quando vai in palestra, riesci a sentire di più i battiti,
Oppure ecco, una cosa che mi piace fare, soprattutto quando sto nella natura, e comunque ti consiglio di andare a meditare nella natura, è di sentire proprio l'aria che entra e l'aria che esce. Di sentire quest'aria che quando entra, proprio sentire tutta la freschezza, no, di quest'aria, e di sentire il calore dell'aria che esce. Proprio connettiti con delle cose semplici, oppure ascoltare il calore delle mani, sentire che hai delle mani, sentire che hai dei piedi. Tante volte noi diamo per scontato delle cose che, per esempio, io ho conosciuto delle persone che avevano solo il busto, quindi avevano la testa, il busto, non avevano né le braccia né le gambe. E tante volte noi stiamo a pensare a troppi problemi, a pensare a tanti problemi inutili, quando abbiamo delle braccia, possiamo camminare, possiamo usare queste, soprattutto queste braccia e queste gambe, per vedere il mondo, per scoprire il mondo. Io sono affascinata dal mondo, io non vedo l'ora di fare un milione di viaggi per scoprire che cosa ci riserva questo mondo, perché veramente c'è tanto, tanto, tanto da scoprire, e noi tante volte diamo tutto troppo per scontato. Questa è la cosa che, su cui io sto lavorando e che voglio trasmettere anche a voi. Quindi l'energia femminile è questo, è vivere nel presente, è permetterci di vivere nel momento presente, attraverso queste semplici cose, attraverso il respiro, il focus sul cuore, attraverso l'apprezzamento delle cose più piccole. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non riesco a vedere chi è che mette tutti questi pollicioni. Sicuramente qualcuno del mio gruppo. Ma grazie, che teneri. Vi do un bacione, raga. Ciao.